Siamo con Mattia Iodice del Comitato No Inceneritore Giugliano. E Mattia, cos'è che vediamo alle nostre spalle e soprattutto che cos'è questo muro di recinzione che abbiamo alla nostra destra? Allora, siamo a Giugliano in un'area destinata a discariche che inizialmente era privato, poi sono state costruite anche delle discariche pubbliche. Per le discariche private essenzialmente sono di materiale pericoloso e speciale, e quindi questo è un muro che delimita, come potete vedere, da una strada di accesso provinciale. A monte invece ci sono delle discariche di rifiuti solidi urbani, e in tutto intorno invece ci sono dei terreni come coltivati, come potete vedere, anche con attrezzamenti in serre, dove ci sono fragole, asparagi ed altri tipi di coltivazioni. E in che modo praticamente avviene lo smaltimento di rifiuti illegale che qui vediamo rappresentato alle nostre spalle? Allora, da quando per una serie di situazioni storiche, come spiegavo, Giugliano è stata interessata dalle discariche private e pubbliche controllate. In realtà si è alimentato poi anche lo scarico di rifiuti appunto abusivi di una certa pericolosità, che poi danno luogo ai cosiddetti roghi tossici, cioè vale a dire che poi ci ha fatto conoscere anche come terra dei fuochi per questo tipo, perché come si possono vedere vengono ai limiti quindi di queste aree della discarica, vengono sversati per lo più rifiuti di piccole e medie aziende, anche questa volta della zona, mentre i rifiuti pericolosi veri e seri si sa che sono per lo più provenienti dalle industrie del nord. Adesso invece su questa area così degradata c'è questo sversamento di rifiuti illegali che non fanno altro che nelle ore, in qualsiasi ore del giorno del resto, sversano questi residui di lavorazione e poi vengono dalle fiamme per ripetere questa situazione nel tempo, e già sono anni che tutto ciò accade. Quindi qui abbiamo una discarica legale dietro il muro di recinzione e poi questa modalità di smaltimento illegale di rifiuti. E questa commistione, diciamo, avviene però anche all'interno delle stesse discariche legali. Io per esempio so che alla Resit di Giugliano sono stati mischiati rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali smaltiti illegalmente, no? La situazione è molto ancora più complessa, perché veramente non lo dico io, ma sono le indagini della magistratura che sono state fatte su questi siti di discarica. Cioè, questi nascono come siti autorizzati nell'80 e all'epoca senza le dovute precauzioni di messa in sicurezza, insomma, che di solito venivano fatte. Ed erano autorizzati per un certo tipo di discariche, cioè discariche di rifiuti. A ciò però si è aggiunto invece che sono stati smaltiti in queste discariche dei rifiuti altamente pericolosi che non erano previsti. E date le condizioni, cioè si è andato avanti nel tempo. Anche per quanto riguarda le discariche controllate, purtroppo delle analisi condotte per vedere il livello e il grado di inquinamento dimostrano che ci sta comunque al di sotto, nella parte più profonda della falda, sostanze inquinanti che niente o poco hanno a che vedere con i rifiuti solidi urbani. Grazie.